Fantastico. Poi c'è il rischio che... Questo è il giornalismo del futuro. Benvenuto all'abitacolo a Riccardo Fraccaro, che è un deputato, portavoce, si dicono loro, del Movimento 5 Stelle, che è anche segretario di presidenza, cioè sta nel cuore del palazzo. Io non so cosa si veda dal cuore del palazzo, nelle riunioni segrete, perché di fatto sono le uniche riunioni un po' segrete. Sì. I verbali escono dopo mesi, non ma si sa mai molto. Escono i riassunti. Una volta erano integrali, invece da 10 anni circa sono sommari. Anche il presidente della Camera, diciamo, ogni 3x2, la trasparenza, e questo. Diciamo, si riempiono di slogan, però poi non sono mai reali. Ma gli attacchi che noi facciamo alla Presidente non sono campati in aria, è che dietro certe affermazioni poi gli atti concreti non si vedono. Abbiamo chiesto di mettere delle telecamere in tutte le commissioni, perché è giusto che sappiano i cittadini cosa votiamo, e nell'ufficio di Presidenza anche. Lì si decide ad esempio la retribuzione dei dipendenti della Camera, proprio in questo periodo di campagna elettorale. Se i cittadini avessero potuto vedere quello che era accaduto in questi mesi, avrebbero visto che semplicemente quando noi abbiamo chiesto al Movimento 5 Stelle di applicare il tetto massimo, che già esiste per i dirigenti pubblici, che è dei 320.000 euro al mese, hanno votato tutti contro, anche quelli del PD, anzi, per onestà di cronaca, quelli di Forza Italia hanno votato a favore, sono degli unici insieme al Movimento 5 Stelle. Ci sono anche riunioni dove si fanno i processi, i famosi processi. Ah, l'espulsione. L'espulsione. Sì. 5 Stelle, diciamo, sono stati protagonisti di alcuni di questi processi. Un altro che è sempre lì è Buonanno. Sì, noi è Buonanno, siamo sempre a processo. Io ho intuito dai sommari che Buonanno, però, quando va sotto processo, cerca di fare il bravo bambino, promette di non farlo più, fa delle sceneggiate ancora meglio. Infatti, devo dire che a volte ci sono delle situazioni veramente, se non fossimo in un luogo in cui si decidono salti del paese, sarebbe da scompisciarsi dal ridere. Buonanno a volte viene con un atteggiamento triste, si scusa per il comportamento, e l'altra volta invece fa la persona seria e dura che crede in quello che fa. È una persona che sa come vendere un prodotto. Allora, io ho parlato con un mio caro amico poco tempo fa, che mi accusava di parlare poco di Forza Italia, di Berlusconi. Voi state accusando molto Renzi, ma non Berlusconi. Però ricordo che l'errore più grande della sinistra è stato proprio quello di parlare sempre esclusivamente di Berlusconi. E hanno sempre perso così. Ignorare Berlusconi e ignorare anche i berlusconiani è la cosa che più fa male, a loro. Non so se voi avete, come i partiti tradizionali, avevano sempre i sondaggi riservati, ma se no avete un po', diciamo, il mood, cioè quello che è l'aria che tira la tendenza. È realistico farcela battere il PD? Sì, è molto realistico, ce la possiamo fare, anche perché a differenza delle votazioni, soprattutto quelle amministrative locali, dove le persone comunque hanno un certo timore a votare spesso il Movimento 5 Stelle, devono dire la verità, perché sanno che magari il sindaco sarà quello della grande coalizione che si presenta al comune, quindi dicono: io un domani devo rapportarmi con l'amministrazione, se capiscono che voto Movimento 5 Stelle non avrò nulla dall'amministrazione, anzi avrò i paletti degli ostacoli. E questo è un voto molto libero, perché non c'è clientelismo, non c'è voto di scambio alle europee, la gente vota un'idea politica. Mi aveva incuriosito la figura di Tsipras, visto che stava portando avanti un'idea anche in Italia, non perché mi reputo di sinistra, ma perché mi dicevano che era una brava persona. E ho incontrato in Alto Adige un siciliano che ha vissuto tanti anni in Grecia e che ha incontrato Tsipras, tra l'altro è anche grillino, e mi ha detto che ha mandato una mail e lui gli ha detto: beh, ci vediamo, non è un problema, candidato alla presidenza. All'Europea è difficile che incontri un cittadino, è avvenuto, questo è già un bel segno. Poi ci ha parlato e gli ha chiesto: ma se sapeva la sinistra che stava cavalcando il suo nome, stava utilizzando il suo nome per l'Europea, chi era veramente? E lui si ricordava, ha detto: guarda, io mi ricordo la storia, conosco il Berlinguer, quella storia lì. Ha detto: guarda, che non c'entra più nulla. Invece mi interessa molto, però andiamo oltreoceano, quello che sta succedendo in Uruguay con Pepe Mujica. Sì, sì. Mujica è un grande, è un modello, perché tra l'altro lui restituisce più di metà del suo stipendio, no? Quindi non siamo gli unici a farlo, ce ne sono altri nel mondo, e lui dal 2005 a oggi è riuscito a combattere seriamente, a sconfiggere la povertà,
la disoccupazione, ha dimezzato la disoccupazione, ha reso legali i matrimoni tra omosessuali, ha legalizzato la marijuana, ha fatto dei provvedimenti sul consumo di suolo e sull'allevamento locale, sul consumo delle attività produttive, cioè dei prodotti della terra a livello locale, e sta risanando un intero paese con una politica. Ma lui viene da una tradizione, lui era un guerrigliero contro la dittatura, vive in una baracca sostanzialmente vicino alla spiaggia. Cioè ha capito che per riuscire a fare una politica a favore della cittadinanza devi togliere i soldi dalla politica. Non intendo con questo dire non devi pagare il parlamentare o non devi pagare il tuo rappresentante. Lui guadagnerà $2,000 al mese, no? Cioè sopravvive. Vive bene. L'importante è non potersi arricchire per tutta la vita di politica. C'è un po' l'idea che il Movimento 5 Stelle sia diventato quello che è grazie alla rete. Anche grazie alla rete. Cioè, non ci sarebbe il Movimento 5 Stelle se non ci fosse stato il contatto fisico. Io non riesco a convincere le persone della bontà della mia idea politica se non ci parlo direttamente. Quello che è iniziato con la rete e continua con la rete perché è uno strumento. E la piazza è l'esempio che il Movimento 5 Stelle, come l'essere umano, nelle tutte le sue articolazioni, non può vivere nel digitale, ha bisogno dell'emozione, dei sentimenti, di sentire il sudore, di sentire l'emozione dell'altra persona e di scambiarsi. Poi c'è anche una difficoltà intrinseca perché c'è poca cultura nel dialogare nella rete. Internet non è solo la panacea di tutti i mali, perché ci sarà un problema in futuro enorme sulla rete, perché i dati che oggi girano si stanno concentrando in mano a poche persone ed è un tema che dovremmo affrontare. Oggi è uno strumento importantissimo. Ma siamo ancora a parlare del conflitto di interessi a livello di televisione, di Rai, che si è occupata dai partiti. Siamo ancora lì, siamo indietro di 20 anni, dovremmo guardare avanti, quello dovremmo superarlo in 5 minuti. Quello sì, dovremmo mettere il piede sull'acceleratore, non sulla riforma costituzionale. Io ringrazio Riccardo Fraccaro per essere stato con noi nell'abitacolo e gli auguro buona giornata. Grazie a lei. Grazie, arrivederci.